Il Corriere della Sera ha fatto una video inchiesta per seguire un navigator e per vedere qual è effettivamente il suo lavoro. Quindi il vice direttore del Corriere e degli operatori, dei giornalisti, hanno visto qual è la giornata di un ragazzo che si è appena laureato in scienze politiche. È stato assunto questo ragazzo da meno di un mese e ha cominciato a intervistare i fruitori del reddito di cittadinanza. Prima di tutto ha un computer con Windows 7 che non è poi più supportato, non ha più gli strumenti sufficienti per poter fare il lavoro, quindi un computer dice lentissimo che è difficile riuscirci a lavorare. In più, lui non è collegato a nessun sistema che dovrebbe permettere la ricerca del lavoro, nel senso che è un computer come quello che voi avete in casa, un computer che ha lui che funziona anche male, cioè non funziona praticamente, e non è collegato in rete con l'amministrazione pubblica o con le imprese. Si è visto in questa video inchiesta che si sono presentate diverse persone che erano preoccupate più che altro del reddito di cittadinanza, cioè le persone che si sono presentate per queste interviste non erano interessate alla ricerca di un lavoro. La loro preoccupazione era più che altro la paura che gli tolgano il reddito fino a quando mi pagano. Quindi in questo colloquio non c'era nessun interesse, ne hanno fatti vedere più di uno, non c'era nessun interesse del fruitore del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro. Era lì più che altro con la paura per cercare di sincerarsi che non glielo tolgano. E quindi molti hanno anche confessato: io lavoravo e guadagnavo meno, in un'azienda mi davano 5 euro all'ora, 5 euro. Con il reddito di cittadinanza guadagno di più, quindi ho lasciato il lavoro. Quindi molti, c'era anche un autista di autobus che diceva: mi pagano 7 euro e mezzo lorde all'ora, non lavoro tante ore al giorno, ho fatto due calcoli, ho lasciato il lavoro, sia questo che l'altra ragazza che lavorava 5 euro lorde all'ora, ho lasciato il lavoro perché con il reddito di cittadinanza pago di più. Quindi attenzione, persone che avevano dei lavori pagati male, però con contratto, assunti, non lavori in nero, hanno lasciato il lavoro sicuro, pagato male, per avere il reddito di cittadinanza. E la ragazza diceva: beh, intanto pagano per 18 mesi, intanto ci prendiamo questi 18 mesi e poi vediamo quello che succede. Quindi, intanto, il ragazzo che neolaureato che è stato assunto come navigator, i giornalisti del Corriere della Sera gli hanno chiesto: bene, ma tu adesso dovresti intervistare tutte le persone. Lui dice: beh, io per quello che ho fatto, nel senso, ho già intervistato praticamente quasi tutte le persone di mia competenza, dove ha completato un curriculum scritto manualmente, con i dati, eccetera, eccetera. E il giornalista gli chiede: ma voi quante offerte avete già proposto a queste persone? E il ragazzo è rimasto abbastanza imbarazzato dicendo: ma realmente io non ho offerto nessun lavoro. Alla domanda del perché, perché lui non ha nessun lavoro da offrire. Lui in questo momento ha solo compilato un curriculum, la stessa cosa che facevano e fanno gli uffici di collocamento. Io ricordo anch'io quando avevo 18 anni, vai lì, compili un modulo, questi sono i miei studi, io so fare queste cose. Bene, la classica frase: le faremo sapere, arrivederci, con un sorrisone fino a qua, no? E poi il nulla. Quindi il navigator sta praticamente facendo la stessa cosa che fa l'ufficio di collocamento. È un doppione, è un doppione. E poi, attenzione, loro hanno una clausola nel contratto, il navigator, che se entro aprile 2021 non hanno offerto almeno un lavoro a tutti quelli che hanno firmato il patto. Cos'è il patto? Quelli che hanno proprio fatto il curriculum, che hanno detto: ok, io
Adesso mi impegno ad accettare i primi tre lavori, uno dei primi tre lavori, mi impegno di qui, mi impegno di là. A questi che lui ha intervistato, se lui entro aprile 2021 non gli trova un lavoro, il contratto suo di navigator è nullo, nullo, e correrebbe il rischio anche di dover restituire tutti i soldi che ha percepito, lo stipendio come navigator. Al ragazzo hanno chiesto: bene, ma adesso tu che cosa dovresti fare? Dovresti uscire con la macchina, andare nelle aziende a cercare lavoro per i tuoi assistiti, chiamiamoli così, no? Perché l'idea è quella che il fruitore del reddito di cittadinanza non è capace in autonomia a cercarsi un lavoro, te lo cerca il navigator, ti aiuta perché tu non sai da che parte girarti praticamente. E il navigator dice, il ragazzo dice: beh, sinceramente non abbiamo ancora fatto un corso di formazione sulla seconda parte, cioè quella parte che ti fa capire e ti insegna come cercare il lavoro a queste persone. Quindi lui dice, non ha risposto, però si capisce che lui assolutamente non prenderà né la sua macchina con i suoi soldi della benzina per andare a citofonare alle imprese. Sono un navigator? Assolutamente no. Come dovrebbe funzionare? Lui dovrebbe inserire i dati di queste persone in un portale, in una pagina internet, dove ci sono già inserite tutte le aziende che cercano personale. Lo cercano in che modo? Se lo cercano tra le persone che fruiscono del reddito di cittadinanza, hanno degli sgravi fiscali buoni, no? Grossi sgravi fiscali, cioè pagano meno tasse per assumere la persona. Quindi su questo portale ci sono le aziende che cercano, ci sono i lavoratori inseriti dal navigator, si incontrano e così uno accetta, uno può non accettare la prima offerta, la seconda, la terza, poi se non accetti la terza ti tolgono il reddito di cittadinanza. Però c'è un grande problema. Questa pagina non funziona, non esiste, non esiste. Cioè, adesso, in questo momento, un'azienda che va dal navigator e gli dice: io voglio assumere una persona con il reddito di cittadinanza, non lo può fare perché deve passare dal portale, quella pagina internet che non funziona. Quindi praticamente il lavoro del navigator si ferma alla compilazione di un curriculum cartaceo con la promessa che un giorno, quando cambieranno computer, sistema informatico, Windows 9, 10, 11, quello che sarà, allora ci sarà qualcuno che prenderà migliaia di pratiche scritte a mano, migliaia, con dati ormai vecchi. Dati ormai vecchi, persone magari che hanno cambiato il telefono, l'email, vivono da un'altra parte, quindi dati vecchi, e dovrà inserirli in questo computer. Voi capite che questo non accadrà mai, non accadrà mai. Nei 18 mesi del reddito di cittadinanza, il curriculum di queste persone non verrà mai inserito in un database online, quindi non ci sarà mai la possibilità della interconnessione di questi dati tra domanda e offerta di lavoro. Quindi queste persone non riceveranno mai un'offerta di lavoro. Praticamente questo è un puro, puro assistenzialismo. È un po' come l'indennità di disoccupazione che una volta ho preso anch'io. Tu finisci di lavorare, che hai almeno lavorato per 2 anni, allora per 8 mesi hai un'indennità di disoccupazione che poi va a scalare, fino all'ultimo mese ti danno più del 40% dell'ultimo stipendio, parte con l'80% per arrivare al 40%. Ecco, questa è una gigantesca operazione di questo tipo di assistenzialismo di Stato. Puro e solo assistenzialismo di Stato, nato con l'intento di far incontrare domande e offerta, nato con l'intento di aiutare e inserire le persone nel mondo del lavoro. Ma noi abbiamo visto, constatato, lo sapevamo già anche senza la video inchiesta del Corriere della Sera, che non esiste nessun inserimento nel mondo del lavoro. Parliamo di puro e semplice assistenzialismo di Stato. Anzi,
tante persone hanno scelto di lasciare il lavoro per prendere questo sussidio, finché c'è lo prendo e poi se non ci sarà più tornerò al lavoro da 5 euro lorde all'ora, no? Tanto per quei lavori lì c'è sempre tempo. Quindi questa è la realtà tra computer obsoleti e nessun lavoro da offrire. Naturalmente questo ragazzo neolaureato, contento di aver trovato comunque un lavoro statale, diciamo, no? Un lavoro dello Stato, però è un contratto a tempo determinato con la clausola anche che se lui non trova il lavoro, che non può trovare, che non può trovare, il suo contratto è nullo. Cioè, dovrebbe restituire anche tutti i soldi che ha percepito come stipendio. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video. Arrivederci.